Ciao ragazzi, bentornati in casa, io sono Andrea e oggi andrò a parlarvi di Magnum, un progetto nato da Sohaig Magnum, un ragazzo del 95 che oggi studia a Milano e di cui oggi in realtà andremo ad approfondire soltanto Madar, il terzo modello presentato dal brand, caratterizzato da un'estetica che strizza l'occhio a tutta quella che è l'esplorazione spaziale e la fantascienza. E ha diverse particolarità che vedremo meglio. Qua con me ho tre versioni dell'orologio: bianco, gunmetal e acciaio. E ho anche quello che è l'orologio che ha cominciato un po' tutto quello che è il design e il linguaggio di design di Madar. Si tratta del Machina, il pezzo numero 2 del progetto Magnum, caratterizzato da le ore saltanti e da un'estetica che in realtà richiama più l'automotive. Ma guardiamo nello specifico quello che è Madar. Per capire meglio ciò che è Madar, questo orologio va visto al polso. In primis bisogna interrogarsi sul nome. Madar, infatti, in arabo vuol dire satellite o comunque rotante o orbitante, e il motivo è proprio questo, il fatto che l'orologio si possa ruotare di 360 gradi bidirezionalmente, così da averlo perfetto su qualsiasi polso o addirittura mentre si guida. E ciò che caratterizza l'orologio, cominciato già con Machina, è la presenza delle ore saltanti. In questo caso, però, con un movimento basato su un calibro sellita con un modulo sviluppato e ingegnerizzato proprio da Sohaib, che poi vedrete in una successiva intervista. L'orologio è studiato con un'estetica e un design proprietario del brand e la silhouette è molto particolare e ricorda proprio quelle che sono le navicelle spaziali, ma è anche facile da usare, molto intuitiva la parte della rotazione, infatti, e soprattutto è molto facile aprire questo pezzo di cassa così da avere accesso alla corona. Le ore, come detto, sono saltanti, i minuti invece sono, diciamo, più tradizionali. L'orologio al polso risulta leggibile e ogni pezzo può essere ordinato esattamente come lo volete, quindi nei colori verranno aggiunti la cassa blu e nera e soprattutto nei cinturini. Un'ultima chicca che mi è veramente piaciuta è il loro box. Infatti, la scatola con cui viene fornito il Madar è proprio questo oggetto che sembra un modulo spaziale stampato in 3D e completamente pensato e ingegnerizzato proprio da Sohaib. Adoro questo progetto perché è qualcosa di fuori dal comune per un ragazzo del 95 e non pensavo che dietro a questi orologi ci fosse una persona come lui che sono felice infatti di intervistare. Io vi ringrazio per essere stati con me, vi chiedo che cosa ne pensate di questo orologio e qual è la vostra versione preferita tra le tre. E ci vediamo al prossimo video.